Carissimi amici del canale, buonasera. Allora, andiamo a vedere subito il nostro oracolo del giorno per la giornata di domani, 4 febbraio 2023. Andiamo a vedere cosa accadrà in questo giorno. E in più vi ricordo sempre che se il video non mantiene la durata del cellulare avrete prima parte e seconda parte. Iscrivetevi al canale, spuntate la campanellina per rimanere aggiornati su altri video. E video, informazioni che vi lascio in community, tenete sempre sotto controllo la community, vi raccomando. E poi se avete bisogno di informazioni potete tranquillamente scrivermi, perché i miei contatti li trovate sia qui sotto al video che nella voce informazioni del canale. Andiamo a vedere per la giornata di domani, 4 febbraio 2023, cosa accadrà. Cosa c'è di bello per noi? Domani, 4 febbraio 2023, cosa accadrà? Cosa accadrà? Cosa dobbiamo sapere di questo giorno, 4 febbraio 2023? Eccoci qui. Ai ai ai, queste carte diventano sempre più difficili. Diventano ultimamente delle energie un bel po' pesantucce. Allora, abbiamo una persona che cerca di avvicinarsi con l'inganno, cerca di avvicinarsi o a noi, o siamo noi che ci avviciniamo con inganno a qualcuno, oppure un'energia maschile che cerca di avvicinarsi con inganno nei confronti di un'energia femminile, ok, per avere una vittoria, una fortuna, una realizzazione di qualcosa. Cerca di usare con l'inganno, in che senso? Che cerca di usare una tattica, cerca di capire, cerca di, insomma, di vedere un po' lì dove c'è stata una separazione. Quindi si cerca una solidarietà, un cercare di andarsi incontro, un qualcosa che viene comunque pensata da diverso tempo, ok? È un'azione che si vuole fare lì dove è da diverso tempo che si pensa. Vabbè, noi andiamo a chiarire le carte, vediamo di addentrarci un po' sulla situazione, vediamo cosa succede e vediamo quindi questo 4 di bastoni cosa vuole dirci di più, quali sono le ulteriori informazioni per la giornata di domani, 4 febbraio 2023. Allora, un qualcosa che dura da diverso tempo, perché ci sono state delle difficoltà, c'è comunque ancora un po' di rabbia, ci sono state delle comunicazioni che hanno portato comunque sia a dei litigi, al blocco di una situazione dove si è riflettuto, un'energia maschile ha riflettuto tanto, tanto, tanto. Vediamo questo 10 di bastoni rovesciato, 10 di bastoni rovesciato, quale altra informazione vuole darci per la giornata del 4 febbraio 2023. Sa perfettamente che le difficoltà ci sono state perché ci sono stati degli inganni, delle bugie, situazioni che non si sono comunque sia realizzate, non hanno prodotto, non c'è stato un insuccesso. Ci sono state, diciamo, il successo sono state più questi litigi, queste difficoltà, ok, ci sono state delle problematiche che in realtà non hanno portato beneficio, ok, perché ci sono delle situazioni che, dove non si può fare niente, non si può agire, quindi su queste difficoltà, come vi ho detto, litigi, inganni, difficoltà ormai che durano da diverso tempo, e questa persona cerca di trovare il modo per potersi avvicinare, per cercare di avere un cambiamento, cercare di vedere se è possibile trovare un punto d'accordo. Vediamo un po' questo 9 di spade,
cosa vuole dirci di più? Cosa vuole dirci di più? Oppure ci possiamo trovare un'energia maschile che sulle bugie, sugli inganni che ci sono stati ha delle difficoltà e continua ad avere nella giornata di domani delle notizie spiacevoli. Può essere anche questa un'altra chiave di lettura. Vediamo questo 9 di spade, quindi vedete voi come meglio leggerla. 9 di spade, altre informazioni su questo 9 di spade. Eh sì, perché c'è della rabbia. Queste notizie spiacevoli no, è più indicata, diciamo, la seconda. Notizie spiacevoli che si attendono da diverso tempo in merito a delle bugie, a delle menzogne, dove hanno causato delle difficoltà, dove ci sono anche delle problematiche legali che comunque sia portano a quella rabbia, ok, a quelle situazioni infruttuose, portano a delle difficoltà a causa di un'energia femminile che a quanto pare è vicina a questa energia maschile, tanto vicina a questa energia maschile, che sta provocando tutta una serie di caos, tutta una serie di problematiche. E queste notizie, cioè questo qualcosa che emerge, queste problematiche, queste difficoltà portano a cozzare, come dico io, l'energia maschile e l'energia femminile. Quindi l'energia maschile è arrabbiata con questa energia femminile perché sta causando mille difficoltà. Vediamo questo 8 di spade. Ha causato queste difficoltà per andare verso un suo benessere, un suo piacere, un suo raggiungimento di un obiettivo, questa energia femminile, e quindi ha causato queste difficoltà e questi ostacoli per questo motivo. Vediamo cosa vuole dirci di più questo 8 di spade. Questa energia femminile vorrebbe, in realtà, avendo causato tutte queste difficoltà, queste problematiche, vorrebbe un nuovo inizio, vorrebbe un qualcosa che cambiasse la situazione. Però cosa succede? Succede che in merito a queste notizie inaspettate, non buone, che arrivano, anche se lei desidera il buon inizio, quindi il raggiungimento dei suoi obiettivi, invece può raggiungere l'allontanamento dalla persona di suo gradimento, di suo piacimento. Perché? Perché emergono, iniziano a uscire in merito a una situazione bloccata, in merito a una rottura, a un allontanamento, emergono delle verità che saltano fuori, che portano alla situazione più chiarezza, ma che comunque sia vanno a bloccare una determinata situazione che questa energia femminile voleva, una rottura, perché saltano comunque sia fuori, come già vi ho detto, vi ribadisco il concetto, ipocrisia, imbrogli, sotterfugi, si viene a scoprire quello che sono le persone non affidabili. Quindi questa energia femminile vorrebbe questo nuovo inizio per andare, ripeto, verso un raggiungimento di un obiettivo, ma vediamo questo 3 di denari cosa vuole dirci di più. Però non è così in realtà, non sarà così, non si va verso un buon inizio, non si va verso il raggiungimento comunque sia di qualcosa, perché più che altro si va verso problematiche a casa, in famiglia. Infatti vedo più una situazione comunque sia familiare. Questa energia femminile, per quanto desiderava un obiettivo, un raggiungimento di un suo obiettivo, invece c'è un ritorno di una terza persona che va a causare problematiche a casa, in famiglia, lì dove ci sono state delle situazioni bloccate, lì dove c'è stata comunque sia una rottura. Ma perché? Perché qualcuno comunque sta vivendo un amore non stabile, sta vivendo un'inquietudine, si deve andare a chiudere comunque un ciclo.
Andiamo a vedere le novità che possiamo avere, possiamo ricevere nella giornata di domani, 4 febbraio 2023. Vediamo quali novità possono emergere. Notizie spiacevoli a livello economico, ai ai ai, cambiamenti negativi che portano a riflettere, c'è una decisione da dover prendere a livello economico su qualcosa, ci sono delle novità spiacevoli sul denaro, sui soldi, sulla parte materiale, che portano a riflettere tanto per poter avere comunque sia per poter avere una stabilità, un equilibrio, c'entrano anche dei sentimenti, c'entrano dei sentimenti e c'entra comunque sia una rottura. Andiamo a vedere le comunicazioni che possiamo ricevere nella giornata di domani, 4 febbraio 2023. Sono comunque situazioni familiari, vi dico subito. Qui al momento di sentimento. Sì, se ne parla, possono essere sentimenti comunque riguardanti la famiglia. Vediamo quale comunicazione ci possono arrivare nella giornata di domani, ripeto, 4 febbraio 2023. Problemi a casa, in famiglia, comunicazioni che riguardano la famiglia, comunicazioni di difficoltà. Dove si deve vedere come fare per raggiungere una situazione comunque di benessere, ma la situazione non è chiara, ci si vuole vedere meglio, si vuole andare verso una chiarezza, ma ci sono delle cose nascoste che salteranno fuori, porteranno dispiacere, malinconia, tristezza. Ai ai ai, dura. Allora, andiamo ad analizzare meglio queste carte. Andiamo a vedere. Ci sono delle persone egoiste che stanno tramando alle spalle. Può anche magari non riguardare noi direttamente, ma riguarda noi nell'eventualità indirettamente. Andiamo a vedere cosa ci dicono le carte per la giornata di domani. Allora, vediamo subito questo 4 di bastoni e 4 di denari. C'è proprio un'assenza di sentimenti veri perché appunto si è circondati da persone egoiste. Andiamo a vedere il perché. Cosa ci vogliono dire le carte? 4 di bastoni, 4 di denari. Allora, deve avvenire la chiusura di un ciclo su situazioni comunque sia spiacevoli, sulla mancanza di chiarezza, su dubbi, su ferite, su situazioni che hanno ferito. Chiudere questo ciclo per andare a risolvere questo genere di problematica su situazioni che non si sono sviluppate. Si attendeva, c'è un cambiamento negativo, si attendeva un qualcosa che doveva succedere e adesso questo qualcosa inizia comunque sia a smuoversi. Poi andiamo a vedere la coppia di questi cavalli. Allora, 9 di spade e 9 di coppe. Questo allontanamento della persona che si ama, oppure queste notizie non buone, inaspettate. Vediamo cosa ci dicono le carte. Per quale motivo ci sono queste notizie non buone inaspettate o questo allontanamento della persona che si ama, della persona che si vuole bene, che ripeto, potrebbe essere un rapporto di mamma e figlio, fratello e sorella. La vedo più così, la leggo più così. Si chiede proprio un aiuto, una solidarietà. Un cercare, cioè cerchiamo di capire il da farsi, perché questo? Perché emergono delle novità? Perché si deve, come vi ho detto prima, chiudere un ciclo e uscire fuori da questa situazione stagnante, cambiare proprio il modo di vedere le cose. Perché qui in tutto questo c'è un sentimento di mezzo. C'è un sentimento di mezzo, ma ci sono dubbi, ci sono incertezze, si devono fare delle scelte.
ci sono delle comunicazioni spiacevoli dove si vorrebbe raggiungere comunque un trionfo, e questa energia femminile che vorrebbe raggiungere un trionfo di un qualcosa che ha fatto, dove ha rotto un rapporto lì dove c'era un sentimento. Vediamo ancora questo 9 di spade e 9 di denari. Ci sono dei cambiamenti in senso negativo, ma perché ci sono questi cambiamenti in senso negativo? Perché ci sono delle difficoltà, perché si deve riflettere bene su queste difficoltà, altrimenti come si ha la chiusura di questo ciclo? Perché c'è stata una rottura che è stata una rottura anche bella tosta. Si vuole andare verso un nuovo inizio, si vuole andare verso la realizzazione di sogni, di desideri, però purtroppo ci sono delle problematiche che emergono a livello economico. Vediamo 9 di spade e 9 di bastoni rovesciato, brutte notizie, cambiamenti che peggiorano la situazione. In che senso queste brutte notizie e questi cambiamenti che peggiorano la situazione? Perché c'è un inganno che emerge o degli inganni che emergono su situazioni che sono state comunque sia nascoste per diverso tempo? Ci può essere un atteggiamento, un comportamento leggero, senza riflettere, dovuto comunque a una donna che ha sempre cercato di mettere il bastone tra le ruote, dove ci sono stati degli inganni, e adesso questa donna stessa vorrebbe uscire da queste difficoltà, per amore della persona che ha al suo fianco, che ripeto potrebbe essere un figlio, mi dà l'impressione comunque sia di famiglia, ridare la possibilità a quest'uomo di rivivere il suo sentimento, però lo fa sotto forma di inganno. Allora, vediamo invece altre notizie che devono arrivare nella giornata di domani, che a quanto pare sembrerebbero buone notizie. Ragazzi, io avverto dagli oracoli che sto facendo ultimamente che c'è un vaso di Pandora che deve essere aperto, ma ancora non riesco a capire cosa. Vediamo queste notizie che arrivano. Squilibrio, instabilità, notizie spiacevoli, blocco su determinate situazioni, una sofferenza in amore, c'è una sofferenza proprio, tanta tristezza, tanta malinconia a livello sentimentale, si vorrebbe raggiungere un trionfo, si vorrebbe ricominciare da capo, ma c'è momentaneamente ancora tanta malinconia. Andiamo a vedere invece questo 5 di spade e 5 di bastoni rovesciato. Quali sono queste comunicazioni che portano a dei litigi? C'è una donna di cuore qui, ok, che vorrebbe il risistemare subito la situazione, ma ci sono delle situazioni che purtroppo lei non può fare niente, che devono andare avanti, perché ci sono stati, ripeto, degli inganni avvenuti in una casa a livello sentimentale. Cioè, ci sono delle scelte da fare, un periodo comunque sfortunato. Allora, andiamo a vedere perché questo 8 di spade, con questo 8 di spade è venuto fuori questo 9 di coppe.
si voleva un nuovo inizio, un qualcosa che portava una fortuna a raggiungere un obiettivo. Quest'otto di spade, questa donna, cercava un nuovo inizio raggiungendo il suo obiettivo, ok? Cercando di superare la difficoltà con un'altra donna, buona. Ma sono emerse comunque sia delle problematiche. Delle problematiche appunto proprio per questo nuovo inizio, perché comunque l'altra donna, la donna che riguarda la coppia, ok, molto determinata, sa perfettamente i passi che deve fare, sa perfettamente dove vuole arrivare. E quindi questo otto di spade, che sarebbe la terza persona che mette il bastone tra le ruote, ok, il nuovo inizio non gli andrà bene. Perché ci sono proprio delle problematiche, ci sono tante figure, quindi c'è una situazione che deve cambiare. Per quest'otto di spade c'è una situazione che deve cambiare comunque a livello negativo. E per quest'otto di bastoni, donna buona, che tende la mano, che aiuta, c'è il superamento in realtà di difficoltà. Vediamo invece nelle comunicazioni perché abbiamo questo asso di coppe rovesciato. Questo asso di coppe rovesciato con delle difficoltà, perché lo abbiamo nelle comunicazioni? Perché c'è una persona molto determinata, sa perfettamente quelli che sono i suoi passi e sa perfettamente come si deve comportare di fronte a queste difficoltà, di fronte a quelle situazioni comunque sia negative, di inganno. Qui c'è uno scontro di due donne, una determinata che sa perfettamente qual è la verità e l'altra che ha cercato di mettere il bastone tra le ruote. E in mezzo a tutto questo c'è un'energia maschile, come mi è uscita qua, che ha ingannato, ha cercato di coprire delle verità, ma ha cercato di coprire delle verità per poter andare verso una situazione più piacevole. E purtroppo adesso ci si ritrova ad avere delle difficoltà di fronte a una situazione bloccata con della sfortuna, con un periodo di sfortuna. Con un distacco che prima o poi ci sarà, a parte la rottura della coppia o l'allontanamento della coppia o la coppia che possa avere delle problematiche, in mezzo a questa coppia c'è, ripeto, una terza persona che ha cercato in tutti i modi di mettere il bastone fra le ruote per avere il suo nuovo inizio. Il portare avanti, il far chiudere a queste due persone una relazione è il cercare di andare avanti. Per non qualcosa di buono, per una forma comunque sia di egoismo. Ok, vediamo invece nelle novità, perché c'è riflessione. Perché in queste novità sul denaro che devono emergere, perché c'è tanta riflessione? Riflettere su cosa? Riflettere come portare l'equilibrio lì dove c'è un'insoddisfazione a livello sentimentale, perché c'è stata una rottura. Quindi c'è un'energia femminile che vuole riportare l'equilibrio lì dove ci sono, probabilmente emergono delle novità a livello economico. Si riflette per non essere questa energia femminile, per non essere intaccata, per non essere rotta alle scatole, cerca di rimediare. Portando un equilibrio per questa insoddisfazione lì dove c'è stata una rottura. Ma tanto ci sarà una giustizia divina che lo sto ripetendo da diverso tempo, perché comunque ci sarà, ok, che metterà comunque sia a posto le cose. E vediamo perché questa energia maschile riveste il ruolo, del traditore, del menzognere, di quello che inganna, che dice bugie. Perché voleva andare verso una fortuna, ma viene bloccato, è stato bloccato comunque da delle verità, verità che, ripeto, stanno venendo fuori, dove lui vuole vederci molto chiaro.
vuole cercare di andare avanti e portare maggiore chiarezza, e anche per lui ci sarà una giustizia divina, dove lo porterà comunque sia a un'abbondanza, a una vittoria, a un trionfo. Nonostante tutto c'è stato questo allontanamento, probabilmente questo allontanamento è nei confronti di questa donna che sta vicino all'energia maschile, ok, dove ci dovrà essere un allontanamento permettendo lui, in questa situazione di blocco, a risolvere determinate problematiche per, ripeto, portarlo verso una fortuna, un qualcosa che, insomma, gli darà giustizia, ok? Questo è quanto, ragazzi miei, noi ci sentiamo domani sera con il nostro oracolo, sabato sera con l'esattezza e con l'altro oracolo, che sarà quello delle energie anche. Io nel frattempo vi do un abbraccio grande, buona serata e a presto.